Match dal grande impatto emotivo, straordinario il colpo d'occhio sulle tribune. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. Si accendono i riflettori, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio d'inizio. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. La partita di oggi si preannuncia una vera festa per gli occhi. La cornice, guarda, è strepitosa. Le squadre sono pronte a scendere in campo, occhi aperti, perché potremmo assistere a uno spettacolo memorabile. Si comincia con il Milan in possesso di palla. Ecco la formazione della squadra di casa. Porta affidata a Provedel. Romagnoli in difesa con Patrick. Milinkovic-Savic insieme a Luis Alberto al centro. E Ciro Immobile schierato come unica punta. Porta palla. È il Milan che manovra, norma del vantaggio. Hernandez. Si va da Tonali. Bel tentativo, mira sbagliato solo per pochi centimetri. Ecco l'11 titolare del Milan. Veniamo per la porta. Bennacer insieme a Brahim Diaz come coppia centrale di centrocampo. E Giroud, unico riferimento davanti. Brahim Diaz. Perdono palla i rossoneri qui. Immobile. Lazzari converge verso il centro. Felipe Anderson prova il lancio lungo. Fanno girare benissimo il pallone. Milinkovic-Savic. Che grande intervento. Sarà calcio di punizione per il Milan. Pallo che l'arbitro punisce con una semplice ammonizione verbale, senza cartellino. Rafael Leão. Giro. Occasione che vola via. Direttore di gara che ha visto il fallo da parte del giocatore del Milan. Sarà punizione. Alessio Romagnoli. Marusic. Pallone interessante. Marusic. Nuovamente su Immobile. Intervento perfetto al momento giusto. Punta la porta. Cerca la profondità qui. Si supera il portiere. Sembrava un tiro a botta sicura questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo.
Milan che avanza. Hernandez. Giro. C'è il pallone del possibile vantaggio. Grande parata questa. Batte corto. Spazza via il pallone. Prosegue qui nell'avanzata. Hanno una chance su questo corner. Possono sfruttarla per portarsi in vantaggio. Occhio al corner. Interviene e allontana. Può girare il pallone. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Intervento del portiere che vale come un gol. E non si è lasciato sorprendere. Sceglie il tocco corto. Passò alla palla, sventa il pericolo. Partita che non decolla, poche le occasioni da rete da una parte e dall'altra. Le due squadre si stanno studiando, Pier. Il dato sul possesso palla è eloquente. Nessuna delle due formazioni vuole fare la prima mossa. Vedremo se con il passare dei minuti si apriranno più spazi. Hanno questo possesso a disposizione. Possono senz'altro far male se lo sfruttano a dovere. Pronto a battere questo corner. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner e l'occasione va sfruttata, come sottolineato anche dai tifosi. C'è il tocco corto. Immobile. Maignan. Buona la risposta. Corner battuto corto. Cataldi. Palla deviata dalla parte esterna del palo che finisce sul fondo. Bennasser. Palla per Giroud. Capisce tutto e intercetta il lancio. Ciro Immobile. Si mette col corpo tra palla e difensore. Il numero di Immobile. Ferma un'azione pericolosa qui. Felipe Anderson. Può metterla da lì. E si sblocca, dunque il risultato. Possiamo rivedere il gol di poco fa. Il portiere non esente da colpe sulla conclusione. Poco reattivo, si è fatto sorprendere sul suo palo. L'arbitro dice che può bastare, si chiudono i primi 45.
Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Avanza col pallone tra i piedi. Ottimo l'intervento del portiere in tuffo. Opta per il tocco corto. Tonali. Ottima lettura in un'azione delicata. A metri per correre lungo la fascia. Luis Alberto. Cataldi. Bagnon. Senza problemi. Guadagna metri. Attenzione Immobile. Attentissimo. Situazione che era complicata. Tonali. Bennasser. Preferiscono ragionare. Potrebbe trovare il pari. Attenzione, la palla è lì. E la mette dentro. Sulla ribattuta ha trovato il tocco giusto. La regia ci ripropone il replay del gol. Che opportunismo qui, Sveglio, lesto ad avventarsi sulla prima conclusione respinta dal portiere e a scaraventare in gol. Beh, da rivedere l'atteggiamento della difesa, Ferma. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Olivier Giroud. Cataldi. Felipe Anderson. Guadagnano metri. Muovono bene il pallone. Occasione per passare in vantaggio. E c'è la rete e dunque si riporta in vantaggio. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. Si ricomincia col Milan sotto di un gol. Con il numero 17, Giroud. Bennasser. Occhio all'avanzata del Milan. Prova l'imbucata per il compagno. Prova a far partire il tiro. E c'è il gol, con risultato che cambia e torna subito in equilibrio. Due gol in rapida successione. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. L'ha messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Felipe Anderson. Guadagna metri verso l'area. Immobile. Ha spazio davanti a sé. Chiara occasione da gol qui, può arrivare il rosso, attenzione.
Qui non ha avuto dubbi l'arbitro, è una fattispecie, chiaramente era cartellino rosso. Non c'è molto da discutere, Pier, non mi pare infatti che protesti più di tanto. Molto bravi a aprirsi un varco dalla difesa avversaria, hanno sfruttato al meglio il calcio piazzato. Protesta palistica questa che merita, se merita di essere rivista. Conclusione, rientrare che si è infilata alle spalle del portiere dopo aver scavalcato la barriera, meraviglioso. Trovano il gol del vantaggio nelle fasi conclusive del match. Con il numero 21, Sergei Milinkovic. Va con il possesso palla. Sostituzione per il Milan. Termina qui la partita. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Ha spazio davanti a sé. Con il numero 12, Luis Alberto. Ecco Milinkovic Savic, ben posizionato quel portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Sostituzione in arrivo. Tonali provano un ultimo disperato tentativo per pareggiare. La manovra interrotta senza problemi. 600 secondi da giocare ancora. Avanza col pallone tra i piedi. Attenzione, c'è il pallone giusto per chiuderla. Grande intervento del portiere che salva porta e risultato. È merito suo se sono ancora in partita. Un gol adesso di fatto avrebbe già chiuso i giochi. Sceglie la soluzione corta. Cataldi. Luis Alberto. Ancora il tocco per Felipe Anderson. Felipe Anderson. Servito Pedro. Cataldi. Tocco intercettato. Luis Alberto. E la messa. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dall'immagine, perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Si riparte sul punteggio di 4-2. Con il numero 10, Luis Alberto. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Possono partire in contropiede, attenzione. Pedro. Marosic. Ecco Vecino. Luis Alberto. Ferma bene l'avversario, può ripartire. Buono il pallone filtrante. Luis Alberto. Filtrante calibrato bene. E c'è la rete, la tripletta, una giornata speciale per lui.
La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Un gol facile facile, da sotto misura, nulla da fare per il portiere. Arriva il triplice fischio, si impone la squadra di casa. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, diventano difficili da fermare. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Madre de Dios, Pierre! Annientato senza pietà la difesa avversaria, bucando la rete per ben tre volte, trascinando di prepotenza la squadra alla vittoria. Caparbietà, spirito di iniziativa e freddezza sotto porta. Può...